Ciao, siamo Anna ed Eric e la nostra irresistibile voglia di viaggiare è tornata a farsi sentire. Così, a poche settimane dall'inizio della primavera, saliamo in macchina per dirigerci verso il nord della Francia, in Normandia. Questa volta scegliamo di prenderci un po' più di tempo per il viaggio, affrontando questo lungo percorso di circa 1000 chilometri su strade secondarie e comunque mai in autostrada, perché vogliamo vedere tutto ciò che collega due posti differenti, assaporando il paesaggio che cambia lentamente e continuamente. E così, superate le Alpi ancora innevate, ci ritroviamo ad attraversare grandi ed importanti fiumi come il Rodano, la Loira e la Senna. Qui siamo a Gien, nella valle della Loira, una zona irresistibile per gli amanti della storia e dell'architettura, per le sue innumerevoli dimore storiche, e dove, affacciato maestosamente sul fiume, troviamo il suo castello in mattoni, famoso per essere la sede del Museo Internazionale della Caccia. Dopo un'altra breve sosta, dai, riprendiamo il nostro viaggio verso nord, accompagnati da innumerevoli campi di colza dal color giallo brillante e da un cielo quasi sempre luminoso ed azzurro. Il tempo e i chilometri scorrono veloci, la nostra meta si avvicina e il nostro entusiasmo cresce. Oggi ci troviamo a Rouen, perla della Normandia, una città a misura d'uomo bella da girare a piedi per scoprirne il patrimonio storico-artistico che l'ha portata a meritarsi l'appellativo di città-museo. La nostra passeggiata inizia nel cuore del centro medievale, un labirinto di stradine acciottolate, case a graticcio che sembrano uscite da un racconto fiabesco e maestose chiese che raccontano segreti di epoche passate. Autentico centro medievale normanno, Rouen è uno scrigno di storia e di storie. Qui, nella piazza del Vieux Marché, Giovanna d'Arco venne giudicata eretica e messa a rogo. Nello stesso luogo del martirio, nel 1979, è stata costruita una chiesa in suo onore, che con il mercato coperto forma un'unica struttura, dall'architettura un po' audace e talvolta contestata, e che nel suo aspetto evoca sia una nave vichinga sia un pesce. Una grande croce commemora l'eroismo di Giovanna, segnando il luogo esatto in cui il suo spirito indomabile ha illuminato il cielo all'alba del 30 maggio 1431. Usciamo dal mercato al coperto per andare verso quello che è uno dei simboli di questa città, la Cattedrale di Notre Dame, una delle più grandi e sfarzose chiese gotiche di Francia. Il fascino di questa cattedrale, che è caratterizzata da due torri diseguali e che vanta il primato di avere la guglia più alta del paese, non è sfuggito a Claude Monet, che realizzò più di 30 dipinti eseguiti a tutte le ore del giorno per cogliere i meravigliosi giochi di luce e per catturarne i colori. Entrando, scopriamo che gli interni della cattedrale sono un trionfo spettacolare di sculture e vetrate colorate, che illustrano scene che rimandano al Medioevo e al Rinascimento. All'interno sono ospitate le tombe dei duchi di Normandia, e tra queste c'è quella di Rollo, capo normanno di origine norvegese, che dopo una dura lotta contro il re franco Carlo III il Semplice, ricevette da questi buona parte della regione, che da quel momento si chiamò Normandia. Usciamo dalla cattedrale e, continuando la nostra passeggiata nel centro, passiamo sotto il grande orologio, uno dei monumenti più conosciuti della città. Un complesso orologio astronomico a due quadranti tra i più antichi d'Europa, posto su un'arcata rinascimentale a cavallo dell'antica via principale della città e in funzione dal 1389. È mattina presto quando puntiamo il muso della macchina verso nord, in direzione della Costa di Alabastro. La meta di oggi è Tretà, una bella località costiera dove le abitazioni tradizionali e i suoi caffè affacciati sul mare contribuiscono a creare un ambiente accogliente. È un'emozione avvicinarsi alla ringhiera in legno del lungomare che si affaccia sull'oceano e vedere per la prima volta le alte falesie mentre si sente il profumo dell'aria salmastra e si è accarezzati dalla brezza oceanica.
Iniziamo la salita verso la falesia Monte e il paesaggio risulta ancora più incredibile. La vista delle maestose scogliere di calcare bianco che si ergono davanti a noi, incorniciando l'oceano sottostante, mozza il fiato. A pochi metri dal bordo della scogliera c'è una cappella neogotica dalla sagoma di pietra e il tetto in ardesia. Dietro la cappella troviamo il monumento a Nangesserecoli. Questa straordinaria freccia rende omaggio ai due aviatori che tentarono, purtroppo senza successo, per la prima volta di attraversare l'Oceano Atlantico senza scalo, da Parigi a New York, a bordo dell'Oiseau Blanc. Il monumento indica l'ultimo posto da cui il biplano fu visto in Francia. Lasciamo questa falesia per scendere in paese, prendere qualcosa di caldo in uno dei bar sul lungomare e poi andare a camminare sulla spiaggia. Qui ci si sente piccoli piccoli e si rimane sbalorditi per la verticalità delle falesie di questo tratto della Costa d'Alabastro che contrasta armoniosamente con la dolcezza della spiaggia, un'incantevole distesa di ciottoli bianchi. Saliamo anche sulla falesia a valle, da dove è possibile ammirare dall'alto l'intero paesino di Etretat. Questo luogo, con le sue scogliere maestose, i suoi archi e il suo ambiente naturale, ha ispirato numerosi artisti nel corso degli anni, inclusi alcuni pittori come Claude Monet. Il nostro tour prosegue verso Honfleur. Per raggiungerla dobbiamo attraversare la foce ad estuario della Senna, passando sul ponte di Normandia. Bellissimo e architettonicamente impressionante, il ponte che collega Le Havre con Honfleur è alto 215 e lungo 2141 metri. Costruito in cemento e metallo, è il più grande ponte strallato in Europa per la sua campata centrale. Un luogo da vedere e attraversare il ponte è un'esperienza in sé. Honfleur, col suo delizioso porticciolo alla foce della Senna, ci accoglie sotto un cielo carico di nuvole che conferisce a questo luogo un'atmosfera ancora più suggestiva. Questa località, che è famosa per essere stata un'importante fonte di ispirazione per molti artisti ed è definita la città dei pittori dell'impressionismo, ha saputo preservare le testimonianze di un ricco passato che ne fanno oggi una delle cittadine più visitate di Francia. Il vecchio bacino, Vieux Bassin, racchiude tutto il vecchio quartiere che si sviluppa intorno al porto, dove si susseguono meravigliose strette case dai colori pastello e dai tetti di ardesia che si rispecchiano nelle acque del porto. Honfleur, con questa sua immagine da cartolina, ha incantato non solo gli occhi, ma anche gli animi di numerosi maestri dell'arte, tra i quali, neanche a dirlo, Claude Monet. Passeggiando con molta calma, decidiamo di perderci tra le tante piccole stradine acciottolate del paese, curiosando tra le numerose botteghe di ogni genere, le diverse gallerie d'arte e i negozi di sidro e di calvados. Honfleur è famosa anche per il suo festival musicale annuale chiamato Le Rendezvous de l'Erdre, che presenta una vasta gamma di generi musicali e attrae musicisti da tutto il mondo. In ogni angolo Honfleur vibra di ispirazione e storia, un luogo dove il passato e la creatività si intrecciano in un abbraccio indimenticabile. In una giornata che ci dà il buongiorno con un arcobaleno, ci dirigiamo verso Giverny, un villaggio famoso grazie ai dipinti di Claude Monet, che visse qui dal 1883 fino alla sua morte nel 1926. Questa casa di campagna, dalla struttura semplice, aveva sedotto Monet, che sembra l'abbia scoperta percorrendo i campi in cerca di motivi da dipingere. Entrare in questa casa significa entrare in un mondo tutto dedicato all'arte e alla natura, un microcosmo che continua a vivere secondo il ritmo delle fioriture. Al suo interno possiamo immaginare il pittore nella sua quotidianità, tra il suo studio, la cucina o la sala da pranzo. Nelle sue stanze Monet appende le opere che ama e che adora vedere ogni giorno, da quelle degli artisti che ammira a quelle di coloro che furono suoi compagni nell'avventura impressionista.
Al piano terra, le stanze più vissute sono la sala da pranzo dipinta di giallo e la cucina adornata di maioliche bianche e azzurre. Questi ambienti riflettono la passione di Monet per i colori vivaci e per le stampe dei grandi maestri giapponesi, che creano un mondo di immagini lontane ed esotiche. Varcando la soglia di casa ci accoglie in un tripudio di colori il primo giardino ad essere piantato, il Clos Normand. Un giardino dalle forme geometriche che fu una fonte di ispirazione costante per l'artista. Il giardino d'acqua, di ispirazione giapponese, è in tutto e per tutto un'opera di Monet. Un luogo dominato dall'armonia tra le forme arrotondate delle ninfee, le linee verticali dei salici e ricco di riflessi dati dall'acqua. Da queste scene prese vita la famosa serie delle ninfee, oggi gioiello dell'Orangerie a Parigi. Passeggiare qui è come immergersi nelle scene ricche di colori di Monet, avvolti dalle sfumature vibranti dell'impressionismo. Nel nostro tour non può mancare Mont-Saint-Michel, località che era nella nostra lista desideri da un po' di tempo. In Normandia la primavera offre un clima fresco, talvolta vivacizzato dal vento e da frequenti piogge. Con la fioritura della natura e un afflusso turistico più contenuto rispetto all'estate, è una delle stagioni più suggestive. Felici, emozionati, ma anche pronti ad affrontare ogni variazione meteorologica, lasciamo la macchina a circa 2,5 km e iniziamo la nostra camminata. Mont-Saint-Michel è un isolotto circondato dalla sua baia, dove dominano le più alte maree d'Europa. Le maree più significative dell'anno sono quelle dell'equinozio, quando il sole è più vicino all'equatore e la sua forza di attrazione sulla Terra aumenta, causando maree più elevate, soprattutto finché la Luna si trova sullo stesso asse. Noi abbiamo programmato la nostra visita in uno di questi giorni e quando arriviamo il mare si sta ritirando, ma il monte è ancora un'isola a tutti gli effetti. Oltrepassata la prima grande porta d'ingresso, procediamo verso l'abbazia, che è stata al tempo stesso un celebre monastero, una fortezza inespugnabile e uno dei maggiori centri di pellegrinaggio dell'Europa medievale. L'abbazia benedettina, dedicata all'Arcangelo Michele, sfida la roccia e offre un panorama dell'architettura religiosa medievale dall'epoca carolingia a quella dell'arte gotica fiammeggiante. La visita offre su diversi livelli la possibilità di girare tra quelli che erano gli spazi dedicati alla vita quotidiana, a quella religiosa e all'accoglienza dei pellegrini. Il bellissimo chiostro, vero e proprio capolavoro dell'architettura medievale normanna, è stato costruito abbinando armoniosamente pietra naturale, marmo e granito. Dalle sue finestre si possono scorgere ampie porzioni della baia. Usciamo sul sagrato in quella che è chiamata la terrazza dell'Ovest. Qui la vista è semplicemente spettacolare. In questa giornata fredda la bellezza della baia si svela davanti a noi in tutta la sua meraviglia, mentre le acque continuano a ritirarsi. A questo punto noi decidiamo di scendere dal monte, oltrepassando le spesse e antiche mura, pronti a esplorare la zona esterna. Sì, perché nel pomeriggio abbiamo programmato un'esperienza unica, realizzabile solo quando la bassa marea trasforma la baia in una distesa di sabbia a perdita d'occhio. Eccoci dunque, pronti per un giro completo del monte, naturalmente a piedi. E così ci togliamo le scarpe e rimbocchiamo i pantaloni. Fa un freddo becco e inizia a piovere. Nonostante una temperatura di 7 gradi, accompagnati da una guida locale che conosce ogni segreto nascosto di questa baia, iniziamo il percorso che ci porta come prima cosa ad affondare per gioco nelle sabbie mobili. Qui la guida ci avverte con un sorriso che le maree possono risalire alla velocità di un cavallo al galoppo. Quindi meglio non avventurarsi da soli. Il tempo e la luce continuano a cambiare mentre noi proseguiamo attraversando piccole correnti di marea. Il monte con la sua abbazia visto da qui è ancora più bello.
Dopo un'ora e mezza finiamo il nostro giro e sotto una fitta pioggerella torniamo alla macchina per spostarci verso i prati salati, ovvero i pascoli degli agnelli locali, da dove ringraziamo Mont Saint-Michel per la giornata indimenticabile. Quella che si presenta come una giornata di pioggia dall'aria frizzante, decidiamo di dedicarla ad un viaggio sensoriale nella cultura normanna, la Calvados Experience. Nel cuore di Pont-l'Évêque, ad un passo dalla pittoresca campagna del Pays d'Auge, si nasconde un luogo che è ben più di un museo. È un'avventura sensoriale che guida i visitatori attraverso il processo di produzione del Calvados, dall'impollinazione dei meleti alla distillazione e invecchiamento in botti di rovere. La visita inizia con una panoramica storica dell'importanza delle mele nella regione e di come queste siano state trasformate nel corso dei secoli in una delle espressioni più raffinate della cultura locale, il Calvados. Uno degli aspetti più affascinanti di questa esperienza è la sua capacità di coinvolgere tutti i sensi. Non si tratta solo di ascoltare e guardare, è possibile annusare le diverse varietà di mele, toccare le botti di rovere, ascoltare il suono del liquido che bolle durante la distillazione. E il tutto si conclude con una degustazione di Calvados di varie età e profili. La visita, che è disponibile anche in lingua italiana, è strutturata in modo da essere accessibile a tutti. E per chi fosse interessato, c'è anche la possibilità di acquistare bottiglie e altri prodotti locali nei negozi al suo interno. Proseguiamo il nostro giro. Siamo nel cuore del dipartimento del Calvados e percorrendo la strada del Sidro, un percorso di circa 40 km, arriviamo a Beuvron-les-Nauges, un gioiello del Pays d'Auge. In questa giornata uggiosa di primavera si può percepire un fascino inaspettato, quasi un invito a rallentare il passo e ad assorbire la quiete intorno. Questo villaggio, con le sue botteghe artigiane e i suoi caffè accoglienti, ci sussurra di storie di tempi passati, di vite intrecciate con la terra e di tradizioni che resistono al tempo. In tutto questo ci rendiamo conto che la pioggia non fa altro che accrescere la bellezza di questo luogo, facendo risplendere ogni colore, ogni sfumatura con una vividezza sorprendente. Ripartiamo, lasciando la Normandia alle nostre spalle. Nel nostro giro vagare facciamo un salto alla Palisse, quel pezzetto d'Alvernia a Rodano Alpi che sa di storie d'altri tempi. Tra le sue strade deserte, che fanno sembrare il paese sotto l'incantesimo del silenzio, spunta un castello rinascimentale che ci ricorda del suo antico padrone, Jacques de la Palisse. Il malinteso sull'epitaffio «Se non fosse morto farebbe ancora invidia», divenuto erroneamente «Se non fosse morto sarebbe ancora in vita», è all'origine del termine lapalissiano, usato quando l'ovvio si manifesta in tutta la sua chiarezza. Con un sorriso per questo aneddoto e un'occhiata nostalgica al paesino, ci apprestiamo a trascorrere l'ultima notte in una dimora molto caratteristica e dall'atmosfera unica e accogliente. Nel salutare questo viaggio in Normandia, che ci ha arricchito ed entusiasmato, ci viene spontaneo fare quell'intima promessa di tornare. Dopotutto, come avrebbe potuto constatare lo stesso La Palisse? Se non fosse stato un viaggio da incorniciare, non ci ritroveremmo già con il cuore verso la nostra prossima avventura.